7 e 8 gennaio giallo scuro, 9 e 10 arancioni, niente spostamenti fuori regione, massimo in 2 da parenti e amici. Buongiorno signori, io sono Mr LUL, vediamo assieme tutte le nuove regole decise questa notte dal Consiglio dei Ministri. Sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Possiamo sintetizzare così: zona gialla rafforzata nei giorni feriali, con il divieto su tutto il territorio nazionale dal 7 al 15 gennaio di spostarsi tra regioni o province autonome, tranne che per comprovate esigenze di lavoro, salute, eccetera. Sempre consentito invece il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ed è possibile anche andare nelle seconde case se ubicate nella stessa regione. Zona arancione invece sempre a livello nazionale nel fine settimana del 9 e 10 gennaio, dove saranno comunque consentiti gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti entro 30 km dai relativi confini, ma banditi gli spostamenti e le visite nei capoluoghi di provincia come sempre. Sarà anche più facile finire in zona arancione o rossa. Si è deciso infatti di abbassare la soglia dell'indice RT che fa scattare le fasce colorate ad alto rischio. Con RT a quota 1 si diventa subito arancioni, mentre si finisce in zona rossa con RT da 1,25 in su. E resta anche in vigore il coprifuoco. Per ora poi nessuna zona bianca, che rimane semplicemente ad oggi una proposta sul tavolo dell'esecutivo per il prossimo DPCM che dovrà regolamentarci dal 15 gennaio in avanti. Gli studenti delle scuole superiori non torneranno in classe il 7 gennaio ma l'11, vi ricordo però di fare riferimento alle ordinanze delle vostre specifiche regioni che vanno poi a disciplinare appunto nello specifico il rientro a scuola. Detto questo, io come al solito vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto a tutti, lasciate un bel like, alla prossima da Mr LUL.